In appena mezz'ora il Mantova segna 3 gol e batte il Sant'Arcangelo. Doppietta di 5, gol di Pietro Biasi. Poi nel secondo tempo i biancorossi controllano senza problemi. Tra 7 giorni match decisivo per evitare i play-out contro la Pro Patria. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo con il calcio. Vittoria per 3-0 del Mantova contro il Sant'Arcangelo. Tutti i gol dei biancorossi nel primo tempo. Vediamo la sintesi. Mantova in campo contro il Sant'Arcangelo a caccia di 3 punti fondamentali per la salvezza dopo le rimonte subite negli ultimi 2 incontri contro Lecco e Montichiari. Mister Sorro Frutti schiera Colonetti al posto dello squalificato Bertin, in attacco la coppia Pietri Biasi e 5. Nei primi minuti non si registrano azioni degne di nota. All'ottavo la prima palla buona per il Mantova, Pietri Biasi approfitta di un errore della difesa del Sant'Arcangelo e poi calcia alto sopra la traversa. 2 minuti dopo la reazione dei romagnoli in questo tiro di Bacchiocchi deviato e poi alzato da Festa in calcio d'angolo. Il Mantova va vicino al gol al 19° con 5, tiro a botta sicura stoppato da un difensore, ma un minuto dopo l'attaccante riesce finalmente a pungere nel modo giusto. Bel passaggio di Pietri Biasi, 5 entra in area e in diagonale batte Bicchiarelli. 1-0 per il Mantova, quarto gol nelle ultime 4 partite per Lorenzo 5. Al 27° il Mantova perviene al raddoppio, bel aggancio di Pietri Biasi, tiro, Bicchiarelli para ma non trattiene e il pallone ruzzola in rete. 2-0 per il Mantova, la partita si mette benissimo per i biancorossi. E 4 minuti dopo arriva anche il gol che chiude l'incontro. Bel passaggio ancora di Pietri Biasi per 5 che solo davanti al portiere segna il gol del 3-0. Partita in discesa per il Mantova. Esce al 38° Maschio per un infortunio, gli subentra Fonte, Bersi si va a piazzare a centrocampo e prima del riposo Pietri Biasi solo davanti al portiere, contrastato da un avversario, non riesce a trovare lo spazio per segnare il gol del 4-0. Si va a riposo con il Mantova avanti di 3 gol, nella ripresa ci sono comunque pochissime emozioni. Subito dopo 2 minuti un tiro di Graziani del Sant'Arcangelo finisce di poco alto sopra la traversa. Poi un colpo di testa di Pettarin parato senza problemi da Nardi, l'altro estremo difensore del Sant'Arcangelo entrato nella ripresa. Poi un tiro di Scotto, bella parata di Festa e un minuto dopo ancora Festa si oppone alla conclusione ormai a botta sicura di Graziani. Non succede più nulla di rilevante, allo scadere calcio di punizione di Graziani alto abbondantemente sopra la traversa e arriva il fischio finale. I risultati sorridono al Mantova, la classifica dà qualche margine di speranza, ma a Busto Arsizio occorrerà vincere a tutti i costi. Domenica bisogna vincere. L'importante oggi era intanto riscattare queste ultime 2 opache, più che prestazioni e risultati. Oggi penso che la squadra ha dimostrato di essere in salute, chiudere la pratica nel primo tempo e adesso riposiamo e pensiamo che dobbiamo andare là per vincere. È inutile che speriamo nei risultati altrui, cose, poi se ci danno a mano anche gli altri, le altre squadre, non lo so, ognuno si giocherà la sua partita come meglio crede. Noi dobbiamo andare là e adesso, se non sbaglio, siamo in vantaggio di dei punti sul Bellaria. Bellaria domenica va a San Muro in faccio. Insomma, se ognuno fa quello che deve fare, sicuramente noi affrontiamo la squadra più forte del campionato, la squadra che sarebbe prima, senza penalizzazione, però noi siamo carichi, ci crediamo e ci vogliamo salvare, ma noi play-out ci vogliamo salvare domenica.